E ciao a tutti ragazzi, io sono sempre XRD01 e oggi siamo all'ottavo episodio di Pokémon Nero. Andiamo subito ragazzi. Ok, allora eravamo rimasti qua ragazzi. Con la squadra, vediamo un attimo com'è. Ok. Perfetto. Perfetto ragazzi, ma vi dico che non ho fatto video in questi giorni perché uno fa male. Poi altri giorni non potevo ragazzi, quindi ora posso tranquillamente. Andiamo un attimo qua, vediamo un po' che ci sta. Che ci sta ragazzi, che ci sta. Ok, la metro. La stazione. Allora, leggiamo un po'. Botta in doppio. Botta in doppio. Botta in singolo. Lavori in corso. Ok. Ok, quindi questa qua è bella stazione incredibile, pazzurda. Allora, noi visitiamo questa bellissima città, ragazzi. Gli esami di lotte. Io la dama misteriosa dimostra come si fa. Ok. Non lo faremo. Primavera? Bene, capo, va bene. Vediamo un po'. Che mi raccontate comunque, ragazzi? Che mi raccontate di bello? Allora, i Pokémon cromatici quando spuntano fuori dall'erba alta sembrano circondati da stelline luminosi. Un Crocoro di Pokémon cromatico che colore sarebbe? Non si sa ragazzi, non si sa. Oh, pietra solare, attenzione, grazie mille Bomber. Raga, mi raccomando su Pokémon parlate sempre con chiunque ragazzi, parlate sempre con chiunque. Ma ragazzi, se sapete un Pokémon di tipo erba fatemelo sapere perché vorrei un Pokémon di tipo erba un po' strano. O le Venni stavo pensando, oppure qualcun altro. Ditemo voi casomai, ragazzi. Ditemo voi, Mi raccomando. Tanto qua parliamo con tutti, ragazzi. Oh, mi ha dato M forza, vedi? Vedi parlare con tutti cosa vuol dire, ragazzi. Questo ci dà forza. Ok. Ostropoli, Sciracropoli, tutte queste cose uguali, diciamo. Queste città uguali. Allora, qua chi è? Ogni giorno la loro stabilità nello stadio stellare ci sono. Ah, ok. Oh, Carmanella. Ragazzi, ma quanta roba mi stanno dando? Incredibile. E nel campetto, ragazzi, ci sono robe del genere, sfide, penso, no? Non lo so, andiamo a vedere. Nel campetto. Che è questo? Ok. Vediamo un po', ragazzi, vediamo un po'. No, no. Non si può accedere. Oh, ci sta bello qua. Che c'è, Ricky? Non dimmi che non ti interessa il Pokémon Music. Allora, entriamo insieme, dai. Ma perché, ragazzi, dovete entrare insieme? Va bene, entriamo, entriamo. Guarda, non è meraviglioso? Salve, piacere di conoscervi. Sono il direttore d'artistica del Pokémon Musical. Ok. Sei allenatore, avete un'aria davvero simpatica. Ok, intanto ci dà un regalino, ragazzi. Ci dà un regalino bellissimo. Io bevo perché ho sete, guardavo. Perfetto. Vedi quanto era fredda sta acqua, zio Pera. Allora, non ho capito però cosa volevo, va bene. Cazzo, devo fare? Ah, ok. Devo vestirlo, ragazzi. Oh, io direi di metterci la gonna. Il fiorellino. Questo. Questo. E dove sta l'occhiali tipo? No, occhiali. Mamma mia, è bellissimo, ragazzi. È bellissimo, mi gusta tantissimo, vi giuro. Ok. Possiamo andare, penso? Che mi dici? Pomo Museum mi interessa molto. Ok. Lo facciamo ragazzi, dai, facciamolo. Vediamo come funziona. Sì. Scegli il Pokémon. Ma io direi Leopard, dai, è più carino Leopard. Il programma? Parti Sciroccomunico e passione, vai. Ma c'è qualcosa per avere più roba, ragazzi, diciamo?
C'è, diciamo, qualcosa per avere più roba o robe del genere? Non lo so. Ok. Perfetto, ragazzi. L'avete mai fatto voi sta roba? Oh. Non posso mettere sempre gli stessi, però aspetta. Poi il fiorellino sì. E lo mettiamo qua. Poi il papillon. E no, il cappello no. Cazzo, ragazzi, cosa posso mettere? Questo? Posso mettere tipo qua? Ma è un casino, raga. Non metti il papillon. Anzi, mettici questo. No, vabbè. È troppo grande. La gonna posso metterla. Va bene così, dai. Finché il leopard non si può vestire comunque, ragazzi. Cioè, in modo incredibile. È bruttissimo il leopard. Non si può vestire incredibile, veramente. Ok. Erdier. Scraggy, Ponseggio e Leopard, va bene. Va bene, va bene, va bene. Però se ho divertente queste robe da fare, ragazzi, vero? Oddio, ma l'hanno fatto fighissimo loro, ragazzi. Oddio, ora come balla. No. Io mi sa non faccio niente. No, non faccio niente. Na 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 na. Ma che figata, ragazzi, vi giuro. Comunque gli Leopard così sembrano qualcosa di boh. È bruttissimo, ragazzi, vi giuro. È bruttissimo, ragazzi, mi piace il Leopard così. È bruttissimo, ragazzi, aiuto. È qualcosa di strano, vi giuro. Aiuto, aiuto, ragazzi, cosa stiamo vedendo? Cosa stiamo vedendo, ragazzi? Io non faccio niente perché non c'ho niente, ragazzi. Quanto è brutto il leopard così, ragazzi. Oh, ho fatto del sederino però il leopard alla fine. Attenzione. Forse quello può fare qualcosa in più. Vuoi salvare i dadi? No. Cazzo, non ce la faccio. Ok. Lo stile di Riga è stato davvero originario e credo che il suo uomo abbia interpretato benissimo il ruolo assegnatogli. Spero che partecipi ancora. È un cazzo, ragazzi, cioè. E perché ha altre tutte robe bene? A me è schifosissime. Che incredibile! Va bene, va bene. Alla fine ha detto tutte le stesse cose, diciamo. Ok. Ok, questo. Ah, ok, hanno detto qualcosa, va bene, va bene. Quindi qua possiamo diventare anche famosi, ragazzi. Oh, padre di Belle. Papà, cosa ci fai qui? Cosa faccio? Sono venuto per riportarti a casa. La mamma mi ha detto che eri arrivata fin qui, allora direi che per ora può bastare. No, papà, io sto piangendo insieme a Riga e ai nostri amici Pokémon. Basta capricci, gli altri sono gli altri, non mi importa cosa fanno. Papà, se la metti così, io sono io e tu, papà, sei tu. Continua il tuo viaggio, ragazzino. Padre, e tu chi saresti? Non mettere il becco negli affari di famiglia. Mi chiamo Camellia, sono il capomaestra di Ciricopoli e faccio anche la modello. Ci sono tante persone al mondo, ognuna con le proprie idee, e queste idee sono così diverse a volte che inevitabilmente si unisce per soffrire o far soffrire gli altri. Esatto, ed è proprio questo che mi preoccupa. Sì, è comprensibile, però è importante avere questo tipo di esperienze per imparare che è del tutto naturale avere diverse visioni del mondo e poi è rassicurante sapere che accanto agli adori ci sono sempre Pokémon. I Pokémon non sono solo carini, ma anche affidabili nel momento del bisogno. Ti prego, papà, lo so che sei preoccupato e per te è molto difficile, lo so bene, però ci sono anche tante brave persone e io sono diventata più forte insieme a Pokémon, per questo ti prego. Ragazzi, ma perché il padre non voleva partecipare alla figlia di questa avventura, di tutte queste robe qua? Lo sapete voi? Alla fine, la più fine e più infantile tra noi due sono io. Ok. Perfetto, ragazzi. Della mia belle. Ricky, prendi cura della mia belle. Non si. Perfetto. Anche lui ai suoi tempi di aver viaggiato nel mondo nei panni di allenatore.
essere stata inopportuna. Mi eri sembrata in difficoltà e così ho pensato di intervenire. Siete gli allenatori, giusto? Voi venite a trovarmi nella mia palestra. Attenzione, ragazzi, nella palestra. Io direi di andarci subito, sinceramente. Ok, io direi di andarci subito alla palestra. Tanto qua non ci deve essere allenamento, robe del genere, ragazzi, giusto? Quindi io direi, allora, siccome ho capito che è elettro, forse. Non mi ricordo, però. Pensate di sì. Andiamo di qua. La palestra sembra, mi ricordo di essere. Mi ricordo che stava di qua la palestra. Ehi, stai cercando il Team Plasma? Sono scappati da quella parte verso quella parco, seguimi. Il Team Plasma, che è N, perché? Non ci sono. Siamo sulla ruota panoramica, forse dall'altro riusciremo a individuarli. A me piace molto la ruota. La sua dinamica è un movimento circolare, è un concentrato di splendide formule. Matematiche. Oddio, ragazzi. Che scena incredibile, ragazzi. Troppo bella. Ti dico subito, io sono il soprano del Team Plasma. Penso che da piccoli non arrivava un cazzo a tutti sta scena. Invece mo da grande, ragazzi, è bellissimo. Gai che si mi ha chiesto di aiutarlo a salvare i Pokémon. Poi non so voi, ovviamente. Se era così pure a voi. Però io da piccolo sta scena non mi, te giuro, non mi diceva un cazzo. Ma quando vedi N, dici cazzo, N. È vero, comunque, è vero, è così, ragazzi. Bellissima, comunque, bella scena, bella scena. Porti plasma, N. Tutto bene, sì, è mio dovere proteggere che voi ovviamente prendete i Pokémon. Mentre io lotto, voi lontanate in fretta da qui. Ora, Ricky, capisci il mio piano? Io la tua risposta se sincera, mi sarei felice, un futuro ben chiaro in mente. Non puoi sconfiggermi, mi affronterò comunque per permettere a Team Plasma di fuggire. Ragazzi, contro N. Attenzione. Incredibile, assurdo, assurdissimo, signori. Chi mette per primo? Sandai. What? Vai, Kaiman. Allora. È rischioso far giocare. Infatti mettiamo Frog, vai. Vai, Frog. Non aspettavo N comunque, ragazzi. Divieto, di sosta. Volaraggio, vai. Garanzia che non ci dovrebbe far tanto, penso. Porca troia. Vai, volaraggio. Uno di vita è rimasto. Garanzia. E 4 di vita, ragazzi. Bravissimo Frog. Bravissimo Frog. GG per Frog, ragazzi. Bravo, 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 bravo. Darumaka. Vai, Kaiman, è il tuo turno. Volevo lasciare Frog, però mi sa moriva. Quindi mettiamo Kaiman, ragazzi. Contro N è tosta, ragazzi. Io direi di fare sabbia tomba. No, vi attacco, poco pugno. Ragazzi, me l'ha distrutto, me l'ha rato. Ma che cazzo vuol dire? La cosa per le tese. Ma me l'ha rato, ragazzi. È un fuoco pugno normalissimo, vero? Botto in testa. Io direi di fare sberletese ancora. Che è andato, sinceramente, quindi va benissimo. Vai. Sigilap. Liepard, che mosse c'ha? Inseguimento. Eh sì, proviamo inseguimento, ragazzi, proviamo inseguimento. Vai. Ok, ho tolto un vento in coda, vabbè, ho tolto un pochetto, dai. Vai, vai, Violetta. Fare soglio, ragazzi, attenzione. Ok, mi ho tolto un pochetto, Oh, forse potrei farcela. Forse rimango con un HP, ragazzi. Un HP, signori. Mamma mia. Mamma mia, Violet con un HP, signori. Incredibile. Contro N, ragazzi, tostarelle. Ok. Scraggy. Vai con Pyro. Potremmo mettere. Potevo mettere anche coso, sinceramente. Wubat.
Però va bene così, dai. Vi faccio nitrocarica, ragazzi, devo andare. Si è fatto bullo. Che faceva bullo? Attacco? Ah, confusione, ok. Proprio che va a segno, bravo, 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 Pyro, bravo. Voi che starter avete scelto sul Pomon Nero, ragazzi? Ok, perfetto. Movimento contro N, ragazzi. Let's go. Sei forte, ma il futuro va cambiato. Questo spetta a me. Oddio. Sconfiggerò anche il campione e diventerò imbattibile. Senza rivali, farò in modo che tutti i nettori liberi i loro Pokémon. Tu speri di stare sempre insieme a tuo Pokémon. Questo è il tuo desiderio. Allora colleziona le medaglie delle varie città e poi dirigi la Lega Pokémon. Una volta là, provo a fermarmi. Attenzione, ragazzi. Attenzione, ragazzi. Vado a curare i Pokémon, ragazzuoli. Allora, la palestra dovrebbe essere questa qui. Ok. Dite che siamo pronti, ragazzi. Non saprei, sinceramente, però. Ci proviamo, dai, ci proviamo, ci proviamo. Ci proviamo, ragazzi, ci proviamo. Oh, acqua fresca, ragazzi, top. Ok. Allora, io direi di entrare un attimo qua per primo. Come se è giusto, ragazzi, non mi ricordo niente di questa palestra. Forse ho sbagliato. Questo mi sa che serve per tornare indietro, infatti. Corri, corri, no, non te ne andare! Incredibile, ragazzi. Vieni, vieni, vai. Ok, allora. Dove dobbiamo fermarci? Ok, andiamo. Andiamo, affrontiamo la palestra, bellissima. Lo stadio dei due vestiti ricorda un po' quello di Soffilieve. Soffilieve, Soffilieve, Soffilieve. Ok. Emolga? Cazzo, ragazzi, è volante lui. Facciamo un morso. Merda! Ma c'ha tutti Emolga, ragazzi? Doppio team sta usando. Ah. Ok, morso. No, astatico. Astatico. Astatico, ragazzi. Porca zozza, questo è forte, eh. Non mi ricordavo Emolga. Inseguimento. Ok, non dovrebbe farmi tanto perché sono anche tipo buio. Ma pure io non gli faccio tanto, ragazzi, eh. Ma se ricordo, Emolga dovrebbe avere Scintilla, penso, vero? Devo usare Scintilla. Però, siccome io sono un tipo terra, non lo usa. È tosta, ragazzi, tostarella già, eh. Curiamo Kaiman, ragazzi. Dove togliere pure statico. Eh no, però c'è statico, quindi. Cazzo, ragazzi, eh. Cazzo, cazzo. Non riesce ad attaccare il mio Kaiman. Non riesce ad attaccare, ragazzi. È il momento, mi sa. Vai, Pyro. Ragazzi, non riuscivo ad attaccare. Porca zozza. Ma se faccio nitrocarica, dite che lo prendo. Che lo sciocco. Penso sì, ragazzi. Dai. È più veloce lui di me? Vabbè, sì, dai, sì. Cazzo, è difficile, ragazzi. Scintilla, ok, c'è scintilla. Ok, perfetto. Però attacca lo zio Pera. Posso usare il rotolamento contro Emolga, ragazzi, attenzione. Posso usare Pyro contro Emolga, è vero? O rotolamento. Potrei, ragazzi.
Dite che potrebbe andare. Proviamo. Per vedere solo quanto danno fa. Rotolamento. Onda shock. Si potrebbe fare, si potrebbe fare, ragazzi. Si potrebbe veramente fare. Rotolamento ancora. Ok. Va bene lo statico, va bene, va bene. Romperà il cazzo questa palestra. Ve lo dico, ragazzi, rompe il cazzo la palestra. Vi chiedo cosa fa. Va bene, togli divieto. Puoi anche togliere divieto. Allora, siccome questa qui ha statico, ragazzi, intanto direi di dare la pozione a lui. Antiparalisi a entrambi. E acqua fresca a lui. Allora, io direi di mettere Pyro per primo. Sì, ragazzi, sì. Lo mette Pyro per primo. Ok, il percorso dei vagoni è cambiato. Devo scendere qui. Là c'è un altro. Ragazzi, devo usare Pyro e devo fare rotolamento a go, tipo. Rotolamento proprio a go 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 go. Ma cazzo. Quindi cambia. Non è solo Emolga. Va bene. Allora facciamo. Mettiamo Kaiman. Che tanto mo lui penso che mi userà Onda Shock, ragazzi. Non penso che mi usa nitrocarica questa qui, un'onda. Nitrocarica me l'ha usata ora. Ovviamente me l'ha usata ora. Quanto mi togli? Vediamo un po'. Ok, la velocità è salita, quindi vuole più veloce lui. Dai però, si supera. Ok. Bravo, sabito, vai, vai. Bravo! Bravo Kaiman! Ma io direi di curarlo, ragazzi, sinceramente parlando, sapete? Quindi super pozione, Kaiman. Ce la possiamo fare, ragazzi, ce la possiamo fare. Lo sapevo che utilizzava nitrocarica, ecco perché l'ho curato. Mi togli 20, mi togli tipo 20, 13. Quanto mi togli, ragazzi? 18, 18 mi togli. Una cosa roba del genere, insomma. 22 mi sa. Inseguimento mi toglie poco perché io sono tipo buio. E ragazzi, sconfitto Blitzol. Dai, dai, dai. Arroganza? L'attacco di Kaman aumenta, ragazzi. Attenzione. L'arroganza è molto arrogante. Molto forte, secondo me, l'arroganza. Devo aspettare qua, ragazzi, vero? Giusto? Oh, eccola. Oh, cazzo. Non ci credo. Non ci credo, ragazzi. Mi ha trollato il gioco. Mi ha trollato, ragazzi. Mi ha trollato. Ok, Blitzol un'altra volta. Sicuro mi farà un'altra volta tuon onda, ragazzi. Secondo me, sapete. Quindi Kaiman. Se mi fa nitrocarica è morto Kaiman. Tuon onda si gode. Inseguimento si gode il doppio, ragazzi. Vai con Sabitomba. Proviamo a vedere quanto mi fa, ragazzi, nitrocarica. Ma non deve darmi 24, sinceramente. Ancora inseguimento mi ho fatto, si gode. Buono così, buono così, buono così. Però forse 18 muore. Se sale di livello, forse. Qua abbiamo arroganza. Non sale di livello. E un altro Blitzol. Devo vedere se abbiamo rivalizzanti. Sì, ce abbiamo uno. Proviamo, ragazzi. Nitrocarica, vediamo se resiste. Mi toglie 15, allora. Mi toglie 15, ragazzi, mi toglie. Oddio! Oddio! Quanto danno, signori!
super pozione e curiamo Kaiman, ragazzi. Ma quanto danno gli ha fatto? Siccome l'attacco è aumentato, no? Minchia però, ragazzi. Perché cazzozza. Ok, la velocità di Blitz è aumentata. Ok, dovrebbe morire col prossimo danno, tipo. Quindi usiamo una bacca arancia, ragazzi, per venire chill. Inseguimento top, perfetto. Stiamo usando tante pozioni contro questo, posso dirli. Ok. Livello 23 per Kaiman, GG Kaiman. Dai, evolviti, fratello. Fratello. Ok. Dobbiamo aspettare, ragazzi. Però, ragazzi, non è male. Oh, cazzo. Non è male la squadra, comunque. Piano piano sta prendendo forma questa squadra. Oddio, che figata. Ok. Ma sicuro devo usare questa. Eccomi. Oh, che palpe, bresti allenatori dentro le cose. Vai. Mettiamolo. Ok, addestrata da Camellia, quindi avrà Emolga questa, ragazzi. Sicuro al 100%. Emolga. Quindi la capopalestra penso che ha Emolga. Ma ragazzi, una domanda, ma Emolga è forte? Cioè, nel senso, avete mai giocato con Emolga? Perché casomai gli potrei prenderla, sinceramente, Emolga. Non so dove si possa prendere questo Pokémon. Poi casomai lo vediamo nel Pokédex. Perché sinceramente non mi ricordo. Però si potrebbe fare, ragazzi. Non è male come Pokémon, eh. Sinceramente io non ho mai giocato Emolga in tutti i Pokémon del mondo. Merda. Dai Pyro, dai! Dai Pyro, dai cazzo! Oh, non devi essere paralizzato Pyro, perché sennò hai perso. Lo dico subito. Mi ha preso per culo, ragazzi, Pyro. Mi ha preso veramente per culo, cioè mi ha ascoltato, zio, però. Vabbè, Pyro però, zio, per No, vabbè, muori, dai, Pyro. Te uso la cosa, Pyro, te uso. Va bene, dai. Allora. Sono mosse tipo non fisiche. Kaiman, ragazzi, per forza. Vai, signor Kaiman. Morso. Oh, attaccalo, Kaiman, con morso, mi raccomando. Anche se ti subisci lo stallo, roba, ci sta sti cazzo. No, non l'ha subito. Non ha subito statico, ragazzi. Perché non ha subito statico? Non domandare, meglio così. Ok, allora, io direi di revitalizzare il nostro grandissimo Pyro, che è morto come un coglione, però ok. Acqua fresca. E andiamo avanti. Che bello quel Patrat a livello 2, ragazzi, in squadra. Il Patrat a livello 2 è bellissimo. Woohoo! Oh, siamo arrivati? Attenzione! Siamo arrivati, ragazzi, attenzione. Let's go, signori, let's go contro Camellia. Oggi N, poi Camellia, oggi tanta roba, ragazzi, tanta roba in un solo video, pazzurdo. E Molga. Ma io spero che rotolamento va a segno, ragazzi. Area assalto, merda. Merda, ragazzi. Non me l'aspettavo questo aereo assalto improvviso. Emolga tocca prenderlo, ragazzi. Emolga tocca prenderlo. Non so dove si prende Emolga, ragazzi, ma se lo sapete, per favore, scrivetemelo nei commenti.
Altre molga. Porca zozza, ragazzi. Turbo sabbia effetto? Invecchi forse ciò. Zeb Strider. Ancora turbo sabbia per favore. No, merda ragazzi. Merda. Merda, merda, merda. Kananna credente, eh. Nitro carica, ragazzi. Mi sa muore instant. Ok. Sabbio tomba. Ora metto Patrat per... Gli ho tolto pochissimo. Gli ho tolto veramente poco, ragazzi. Attacco rapido. Ah! Io direi di mettere Patrat, ragazzi, e... tosta, ragazzi, eh. Un'iperpozione a Pyro, vai. Dopo metto Pyro e uso... Nitrocarica. Così magari proviamo a diventare più veloci di Emolga. Invertivol, attacco godo tantissimo. Ok, ok ragazzi. Iperpozione. Va benissimo, va benissimo. Ancora in nitrocarica. Ok, 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 va benissimo. Sono più veloci ora. Ragazzi, doppio fallimento di Invertivolt. Ho usato pure l'iperpozione. Ancora iperpozione. Non ha più iperpozioni, ragazzi. Dobbiamo essere super mega iper veloci, eh. Dai, fammi un brutto colpo, Pyro, minchia. Ok, siamo più veloci. Minchia, essere più veloci di Zeb Striker, ragazzi, è tanta roba. Potevo anche prendere lo Zeb Striker, sapete? Ma forse il Blitz lo ce l'ho, lo sapete? Sì, sì, fai quello che vuoi. Torna da chi cazzo vuoi, sinceramente. Nitrocarica ancora. Ma quanto togliamo Emolga con nitrocarica? Madonna! Ragazzi, ma è OP questo. Godo che non mi ha fatto aereo assalto, ragazzi. Dobbiamo aver vinto, eh. Con Pyro. Dobbiamo aver vinto con Pyro. È qui che cambia le cose, statico, ragazzi. È qui che cambia le cose, con statico. E beh, c'è uno di vita, eh. Scintilla. Sì, Pyro! Sì, Pyro! Vai così! Grande Pyro! Livello 30. Poi ragazzi, off camera potrei anche allenare i Pokémon, eh. GG, GG, ragazzi, GG, siamo troppo forti. Dammi la medaglia fulmine qua, tuono, una Zoom Eleven, incredibile. Perfetto, ragazzi, perfetto. Oh, attenzione, ragazzi, siamo già alla quarta medaglia comunque. Incredibile. Medaglia Volt. Invertivolt ci ha dato. Ma un Pokémon elettro ci serve, ragazzi, quindi. Quindi, ragazzi, ci servirà. Io direi di salvare qui proprio. Oh, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Scusatemi per l'assenza, ragazzi. Vi voglio bene, lasciate like, condividete il video e commentate. Ciao belli, alla prossima!